sentiti qualcuno, ci sarebbe da parte del cittadino, perché avrebbe dietro il pagamento di un costo non esorbitante il mantenimento del proprio tombale, della propria posizione, e quindi ci sarebbe, secondo l'ufficio, ci sarebbe la possibilità comunque di introitare un certo e quindi si propone questa opzione. La opzione non vale ovviamente per i rotoli, perché questo comporterebbe ingessare la posizione, quindi non garantire la disponibilità di sepolture per i prossimi decessi, quindi comporterebbe la necessità di mantenimento. Quindi la proposta è proprio quella. E poi si demanda alla Giunta Comunale la fissazione di qualche la quota da richiedere cittadino, tenendo conto che per il primo rinnovo decennale la montata richiesta è del 40% del costo della concessione di questo. Ci sono domande o richieste? Altrimenti possiamo passare alla votazione. Mettiamo il punto 5 all'ordine del giorno, modifica del piano cimiteriale comunale. Favorevoli? All'unanimità. Votiamo in questo caso per l'immediata esecutività. Favorevoli? Sempre all'unanimità. Ringraziamo la dottoressa Manara. Grazie. Passiamo adesso a votare il punto 4 all'ordine del giorno, approvazione e convenzione per la gestione di forma associata dello sportello unico delle attività produttive, denominato sportello unico associato di Sponzeo. Sì, questo punto l'ho almeno indicato, io ho partecipato con loro. In breve sintesi, questa convenzione va rinnovata perché è stata proposta dal comune di Campagnola di far parte di questa convenzione associata allo sportello unico. Allora, del Cremasco si stanno delineando due grossi filoni: il suo associato est sede di Orfanello e di Giotti, da parte del suo convenzionato, diciamo così, di Scontero, e poi c'è Crema che fa un po' parte appunto suo in questo momento. Allora, il comune di Campagnola ha fatto richiesta, come previsto dalla convenzione, i comuni associati, c'è stata una richiesta da parte del SUOP, da parte del comune di Bofiglia, che è Bandino, che ha mostrato la richiesta ai comuni associati, all'unanimità siete disponibili a comprendere l'accordo per prendere anche Campagnola. E il risultato è stato che i comuni hanno aderito a questa richiesta, quindi è stato bisogno di votare questa convenzione che durò 3 anni, la sua scadenza annuale è dal 31/12/2022, ma è stata votata proprio per raggiungere il comune di Campagnola. Il comune di Campagnola, sappiamo che è molto piccolo, le pratiche che saranno fatte saranno limitate, quindi non porta grandi sconvolgimenti all'assetto organizzativo. Comporterà un piccolo risparmio come ripartizione delle spese per tutti i comuni, quindi mi sembra un'operazione auspicabile. Ci sono gli interventi? Quindi passiamo alla votazione del punto 4, l'ordine del giorno, promozione e convenzione per la gestione di forma associata dello sportello unico delle attività produttive, denominato sportello unico associato di Sconteo. Favorevoli? All'unanimità. Votiamo che in questo caso per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? All'unanimità. Tutti i punti sono stati discussi. Dichiaro chiusa la seduta. Auguro a tutti un caloroso auguro di un buon Natale e un felice anno nuovo, sperando di riuscire a prima poi a ritornare alla normalità che si spera sempre trovi il più possibile, ma che non arriva. A voi vi continuo a fare un buon effetto e ringrazio.